Lo avete visto dalla sigla, allora ben ritrovati per questo appuntamento. Il piano neve. Telebelluno ha un'infoviabilità giornaliera nel quale si informa appunto la transitabilità delle strade, ma quest'oggi parliamo proprio del piano neve, visto che l'inverno ormai è imminente, quindi sono previste le dotazioni delle catene a bordo, piuttosto che pneumatici lamellari e altre misure. Ma quello che è il piano neve, il focus sul piano neve, ce lo facciamo spiegare al direttore della sede operativa Veneto Strade Belluno, ingegner Alessandro Zago. Buongiorno, Buongiorno a ingegnere, tutti, e buongiorno. grazie per essere Grazie a voi. intervenuto. Quindi da qualche giorno è in atto il piano neve, quindi un grande lavoro per voi che gestite oltre 1900 km di strade nel Veneto e soprattutto 14 passi dolomitici, quindi la nostra provincia di Belluno che è particolarmente interessata da questo. Ma ci spiega innanzitutto cos'è il piano neve? Allora, il piano neve è un documento promosso dal COV della Prefettura di Belluno che mette in sinergia tutti gli enti gestori coinvolti in queste attività, in particolare i gestori stradali, i vigili del fuoco, polizia stradale e polizia locale. È un documento che ha lo scopo, diciamo, di promuovere tutte le attività, di avere una cabina di regia di tutte le attività, di tutte le procedure coinvolte in caso di emergenza meteo, di stabilire tempi e metodi di intervento e di promuovere ovviamente tutte le attività informative di comunicazione all'interno del Certo. territorio. Questo si traduce sostanzialmente per ogni ente gestore ad attivare tutte quelle attività che sono di pronto intervento in caso di emergenza meteo. In particolare Veneto Strade quest'anno stanzia un importo complessivo di circa 3 milioni di euro e che si concretizza in circa 31 ditte coinvolte, 69 tratte per capirsi, 140 mezzi di flotta coinvolte, di cui 35 di Veneto Strade, 80 operatori di Veneto Strade coinvolti e circa 924 km in gestione solo per il territorio bellunese. Quindi un'attività intensa, un'attività che coinvolge tutto il personale di Veneto Strade, dai tecnici, dagli amministrativi e ovviamente gli operatori di strada. È un'attività importante perché noi ovviamente svolgiamo sia prevenzione antighiaccio, sia sgombero neve e sia tutta quell'attività di monitoraggio di tutte le, ovviamente delle condizioni meteorologiche e in particolare anche la vigilanza sui siti, cosiddetti siti valanghivi che ovviamente hanno delle caratteristiche e delle morfologie peculiari per cui hanno la necessità di essere monitorati e costantemente attenzionati. Ci ha dato dei numeri, ingegnere, che sono eloquenti riguardo l'entità della forza del lavoro e dei macchinari e aggiungo anche la tempestività, perché noi chiaramente vogliamo le strade libere e percorribili, però per Certo. tutto questo serve essere tempestivi e quindi anche il coordinamento. Il piano neve è suddiviso in delle zone della provincia di Belluno, ingegnere. Noi in particolare il territorio di Belluno, che è un territorio fragile dal punto di vista orografico e idrogeologico, è suddiviso in tre macro aree, diciamo, la parte della cosiddetta zona B, la parte dell'Agordino, la zona C, la parte del Comelico e poi tutta la zona bassa. Quindi diciamo sono le tre zone differenziano anche poi anche la tipologia del contratto, ovviamente l'esternalizzazione della tratta e quindi hanno delle loro caratteristiche particolari. Certo, e accennavo alla tempestività. Spesso quando nevica di notte vuol dire che bisogna allertare la vostra forza lavoro e anche le ditte, quindi è una grossa attività anche di coordinamento organizzativa Sì. prima, che non coinvolge soltanto voi, ma appunto anche altri enti, Sì, no? allora diciamo che noi abbiamo un servizio neve che è latente tutto il corso dell'anno, ovviamente nei periodi meno critici è un servizio cosiddetto un servizio straordinario, un servizio a chiamata, no? Dall'11 di novembre noi questo servizio l'abbiamo attivato, pertanto attualmente il servizio è in regime ordinario, quindi ha delle sue caratteristiche, le ditte sono state preventivamente attivate, sanno esattamente come comportarsi, gli assistenti di zona hanno la loro attività che è codificata e quindi diciamo che rientriamo in cosiddetto regime ordinario. E preventivamente abbiamo emesso anche un'ordinanza, appunto come lei aveva accennato, quella dell'obbligo delle catene, dei pneumatici invernali e delle dotazioni delle catene omologate e quindi noi siamo pronti, ecco.
Certo, siamo pronti, quindi c'è chi lavora e chi ha necessità di spostarsi, ma anche i turisti che chiaramente affolleranno il nostro territorio. Oltre al servizio infoviabilità che Telebelluno ha in atto, c'è anche uno specifico da quest'anno che coinvolge anche i social per sapere se non vado errato, se i passi sono aperti o chiusi. Esattamente, da quest'anno diciamo, abbiamo implementato il nostro servizio dando una scheda di comunicazione molto rapida e fruibile dall'utente, in modo tale che ad ogni chiusura, ad ogni problematica che può insorgere nella transitabilità di un passo, noi possiamo dare questa informativa rapida in modo tale da assegnare l'apertura o la chiusura di un passo e quindi dare questa forma di comunicazione che poi è nell'ambito anche del piano neve stesso, no? Tra gli scopi del piano neve, quella di dare la comunicazione e l'informativa all'utente. Noi lo daremo anche attraverso questa scheda in cui vengono indicati i 14 passi dolomitici. Certo. E indicheremo costantemente l'apertura o la chiusura del passo in base alle varie criticità che possono emergere. Quindi anche grazie a digitalizzazione, non soltanto con i cartelli che vediamo, no, ci sono sulle strade, no? Si vedono i passi, quali aperti o chiusi, però anche per chi viene, voglio dire, da fuori per pianificare eventualmente un altro itinerario oppure poter sapere che bisogna comunque attendere la riapertura. Senta ingegnere, i comportamenti responsabili. Sì. Ecco, potrebbe sembrare un concetto astratto, un consiglio, in realtà in questo caso è anche dal punto di vista pratico, perché se un automobilista non ha le catene, ferma, deve fare il traffico e quindi anche quei mezzi sgombraneve. Certo. E quindi causato, voglio dire, questo dal punto di vista pratico, ripeto, quindi è quindi assolutamente indispensabile. Il piano neve ovviamente è fondamentale, è un documento che serve ad organizzare tutte le attività, però ovviamente noi cerchiamo di sensibilizzare l'utente, perché l'utente deve essere cosciente delle proprie dotazioni, deve controllare costantemente le dotazioni, verificare con gli enti coinvolti la transitabilità delle strade e nel caso in cui ci sia una problematica non abbandonare il mezzo, non lasciarlo nella carreggiata, perché questo potrebbe ovviamente ostacolare le normali procedure, le attività di sgombero neve e di prevenzione antighiaccio. Quindi una sensibilizzazione forte all'utente, deve essere responsabile e quindi avere un comportamento adeguato. Senta ingegnere, ci ha parlato dei numeri, sì? Ma le chiederei quanto è importante nella tecnologia le strumentazioni adeguate, quanto invece il valore umano, perché serve anche una capacità di valutazione. Ci parlava del rischio valanghivo, cioè l'esperienza del vostro personale del poter voglio dire, quantificare il rischio e di conseguenza emettere la giusta ordinanza per voi. Certo. No? Se di transitabilità oppure di chiusura, ecco, sono delle cose che magari noi automobilisti passiamo e non ci rendiamo conto, invece c'è un grande lavoro sotto anche in questo senso, no? Allora, gli operatori ovviamente sono personale altamente specializzato, e in particolare sui siti valanghivi c'è un'attenzione particolare, perché ovviamente sui siti valanghivi noi dobbiamo verificare costantemente l'accumulo, la tipologia di neve, le stratificazioni. Queste incidono molto ovviamente sulla pericolosità o meno di un sito e quindi questo viene costantemente monitorato e verificato dai nostri operatori. Ingegnere, la grande nevicata, ma anche la prevenzione, ovvero spargere il sale, sono operazioni che si fanno quotidianamente. Nella montagna c'è chiaramente il tema della neve, ma nelle strade a fondo valle c'è anche quello del ghiaccio, quindi certo. Il piano neve non riguarda soltanto i 14 passi dolomitici, questo è bene precisato. No, credo. Il piano neve riguarda anche tutta l'attività in pianura, noi abbiamo ovviamente il piano neve viene esteso anche alla viabilità in pianura, quindi la prevenzione antighiaccio viene fatta costantemente su tutta la viabilità allo scendere di determinate temperature e ovviamente poi lo sgombero neve qui in montagna è particolarmente sentito, perché ovviamente le nevicate si ripetono frequentemente, cosa che magari in pianura non succede, però la prevenzione antighiaccio è una prevenzione, un'attività che rientra all'interno del piano neve e noi lo svolgiamo costantemente su tutta la nostra rete in gestione. Ecco, le dotazioni sono sufficienti, sono di alta qualità, ingegnere, oppure necessiterebbe magari qualche mezzo, qualche tecnologia in più per voi? No, per no, la le dotazioni opera. Che noi abbiamo in gestione sono adeguate, il personale è attualmente adeguato, è ben formato, quindi direi che non,
siamo perfettamente in regola per poter affrontare qualsiasi tipo di attività. Ingegnere, in conclusione, si va verso l'inverno con un piano neve che giudica come? Qual è l'umore? Avete lavorato tanto per l'attuazione di questo piano che è entrato in vigore da qualche giorno. Come vede l'inverno, insomma? Ma attualmente non abbiamo grandi previsioni meteorologiche, probabilmente noi siamo pronti. Diciamo che a differenza degli anni precedenti, ma questa è un'evoluzione meteo che vediamo, non ci sono più i periodi costanti, quindi vediamo un intervallare di eventi meteorologici e poi un conseguente disgelo. Quindi abbiamo questo effetto di gelo e disgelo continuo, per cui crea problemi soprattutto sui siti valanghivi. Quindi certo, la forte attenzione è per la nevicata intensa, ma anche poi per il forte disgelo, perché le temperature variano costantemente. Questa, certo, diciamo, è l'unica criticità che vedo e osservo in questi ultimi anni. Ecco, e quindi prestare maggiore attenzione e monitorare quindi efficacemente queste variazioni climatiche. Ingegnere, la ringraziamo davvero molto per il suo prezioso intervento. Allora auguriamo buon lavoro a lei e a tutto lo staff di Veneto Strade. Grazie ingegner Zago, e grazie a voi tutti per la gentile attenzione. Arrivederci.